Allora, io volevo dire, vorrei essere corto perché altrimenti qui facciamo anche troppo danni. Ma quello che ha detto l'artista Marini. Marini e il professor Filipponi, effettivamente sono cose più che giuste. Purtroppo viviamo questi momenti qua. Però adesso non parliamo, io non vorrei parlare di questo perché vorrei parlare proprio di Monia, che io conosco da poco, però è sufficiente per capire che lei, diciamo, ha una bella manualità, ma soprattutto ha molta raffinatezza nei colori e nell'eseguire le sue opere. Mi piace questa sua ricerca che adesso sta portando avanti, alcuni consigli noi vecchi artisti possiamo sempre dargli, speriamo che lei si sappia usare. Dico bene? Sì. Ecco. Oh, per il resto, certo, queste sono opere, diciamo, che hanno un aspetto molto da design, no? Che sono molto belle, specialmente oggi nei nostri arredamenti che sono, diciamo, ridotte all'essenziale. Queste opere proprio sono le sue, sono proprio perfette. Però conosco anche un'altra Monia in cui, oltre a questo, sa anche adoperare bene il colore, quindi ha quella forza dei rossi che qui vediamo dietro, gli arancioni, che sono la sua forza. Quindi sicuramente è un'artista poliedrica che può, tramite la tecnica, cimentarsi in diversi tipi di opere. Io questo che la sto cercando di stimolare perché sicuramente è giovane, ma soprattutto bisogna dargli il coraggio. E c'era il mio maestro Montanarini che diceva: finché hai voglia e il desiderio di dipingere, di lavorare, finché hai proprio la contentezza di dipingere, dipingi. Quando invece devi dipingere per forza, lascia via. No? Cioè, non, quando non hai più il gusto di dipingere, lascia via, non devi dipingere per forza, altrimenti diventi un manuale della pittura. E io questo qui a lei gli auguro non gli succederà mai. Questa tua forza, questo tuo coraggio, questa tua semplicità, portala avanti. Finché questa vai avanti. Quando vedi non ce l'hai più, lascia. Si vede che hai bisogno di metterti in stand-by. Capito? Per il resto io vi faccio grandi auguri, poi ci vediamo presto perché io sono proprio per vedere queste due opere che non conoscevo. Sono molto interessanti, quindi sicuramente ti inviterò in altre mie occasioni, perché meriti di essere pubblicizzato sotto di farti conoscere. Grazie. Ed eccoci qui con Monia Romanelli e con il maestro Sandro Bini di Terni, che con la sua presenza avvalora ancora di più la personale di Monia. Un bel pensiero su Monia, come hai detto prima, che ci è piaciuto molto. Sicuramente, la bellezza di Monia, la bellezza della sua arte vanno perfettamente d'accordo, di pari passo. Io mi auguro che sia sempre così, che non si monti la testa, perché prima di tutto l'artista deve essere modesto e deve solo veramente dipingere per il gusto di dipingere. Finché lei la vedo così sorridente, così bella, va benissimo. Quando non sei in questo umore, non lavorare. Non lavorare. Capisco che è una grande fatica perché hai bambini e quindi dedicarsi anche all'arte, sicuramente questo è un grande coraggio. Però vedo che stai facendo delle cose che sono interessanti. C'è da portare avanti questa ricerca perché sicuramente ti porterà a scoprire altre strade con altri materiali e con altri colori. Perché? Perché almeno in quella maniera lì, oggi vedi rosso, lavora col rosso, come Sì, faccio io. Domani vedo il verde, certo. lavoro col verde. Perché devi adoperare i colori che in quel giorno Nel tu ti momento senti di essere in risenti. quel Sì, momento. infatti in questo Perché i caso. colori sono l'anima di quella giornata e del tuo sentimento. Quindi è questo che ti dico di fare, senza artifici di ogni genere, cercare di meravigliare, non bisogna meravigliare No, no, niente. certo. L'arte va presa per quello che uno sente dentro e non per quello che deve pensare quella persona o l'altra persona. L'espressione. L'espressione personale, può piacere o può piacere, non ti interessa, l'importante è che sia per te. Tu sei così e quindi così sarà la tua arte. Come cercare di modificarla per far piacere agli altri, a un critico d'arte, a un No, gallerista, hai no, sbagliato certo, tutto. no, no. Devi dipingere soprattutto prima per te stessa e tu lo stai facendo. Sì, Quindi infatti perché mi piacciono. continua così e vedrai che farai strada perché sei giovane e non ti chiederò niente. Guarda, ma la bellezza conta. Grazie, grazie Cosa risponde? Sandro. Bene, grazie Sandro, grazie. Dunque, infatti in questa ultima produzione, ecco, i colori che mi andava ad usare, perché proprio mi andava ad usare, perché poi comunque quello che dici poi lo faccio, nel senso che se mi sento di fare quello lo faccio, se mi sento di usare il rosso lo uso, il rame lo uso, l'oro lo uso. In questa fase, questa ultima produzione, mi andava ad usare i colori un pochino più, ecco, diciamo, metallici, un pochino più eleganti, un pochino più raffinati, ma proprio è una cosa naturale, non è che è stata forzata.
da agenti esterni. Okay. Quindi poi magari tra un mese riprenderò il rosso, magari il verde, o magari, però in questa fase è questa, quindi magari una ricerca, come dice il maestro, sto facendo, quindi vediamo dove arriviamo.